Salve a tutti, benvenuti su SissiTube. Sono ancora in versione chiromante perché sono qui per parlarvi di alcuni titoli, di alcuni libri che mi hanno inviato le case editrici, quindi ho deciso di fare un wrap up e unire tutte queste piccole recensioni in questo video. Iniziamo con la casa editrice per cui lavoro ed è La strada per Babilonia con Imago di Serena De Luca Bosso. Lo so che io lavoro per questa casa editrice e magari non vi fidate di quello che sto dicendo, ma fidatevi che questo è un libro davvero per cui vale la pena spendere dei soldi. Questo è un libro molto molto particolare perché parla di Elizabeth Clem, che è una scrittrice dell'orrore che nasconde da anni un segreto, ovvero è innamorata di un fantasma. Decide quindi di abbandonare la famiglia e il fidanzato Leonard per poter fronteggiare la sua ossessione e scoprire questa verità che la condanna a questo legame con un fantasma. Le notti scorrono funere nella casa maledetta in cui si costringe a vivere per condurre le sue indagini. Allucinazioni, rivelazioni allargheranno quello che è il mondo tra i vivi e i morti. Questo libro è un libro molto profondo che parla di amore. Mi ha colpito moltissimo la frase che c'è scritto qui dietro e dice: l'amore è una condanna, soprattutto quando a separarci è un muro così spesso come la morte. La scrittura dell'autrice è molto particolare perché è scorrevole, ma nello stesso tempo è molto ricercata. Si vede che l'idolo, diciamo, di Serena De Luca Bosso è Edgar Allan Poe. E quindi come non avere questa meravigliosa scrittura se ti rifai a un autore così? Penso che anche tu devi essere una grande, e quindi ve lo consiglio. Ho dato a questo libro 5 stelline su 5. Un libro a cui sono molto legata invece è Il corpo dei ricordi di Daniela Montella. Questo qui è della Milena Edizioni. Allora, questo libro è una scoperta, è una continua scoperta, perché io ogni tanto mi rileggo una frase di questo libro. È davvero uno dei libri più originali che io abbia mai letto. Davvero non ho mai letto una cosa così profonda e meravigliosa. Davvero, io ve lo consiglio con tutto il cuore. Questo libro è un distopico che parla di un mondo ormai devastato dalle guerre, e la morte è diventata illegale. Paura e dolore sono ridotti ai minimi termini e la tristezza è mal tollerata. Ogni difetto viene eliminato con un colpo di bisturi ed eventuali giovani morti, vittime di incidenti o malattie, tornano in corpi nuovi, pieni di ricordi del passato. Yolanda è cresciuta dai seguaci di un culto della morte e fatica a inserirsi nel mondo perfetto. Fra i ricordi dolorosi e sogni funesti, il suo unico desiderio è quello di sembrare normale. La situazione precipita quando riceve una telefonata inaspettata. Christophe, il suo amato marito, è appena morto. È un libro favoloso, favoloso, profondo, unico. La scrittura è meravigliosa. Questo qui è il primo libro dell'autrice Daniela Montella e io ve la consiglio tantissimo. Qui dietro dice: ti amerò fino alla tomba. 5 stelline su 5, ve lo consiglio. Passiamo poi alla casa editrice Sperling & Kapfer con Passenger di Alexandra Bracken. È uscito anche il secondo di questa, non so se è una trilogia o se è una duologia, mi pare una duologia. Comunque è uscito il secondo e il primo mi è piaciuto moltissimo, quindi dovrò acquistare il secondo. Questo libro parla di Etta Spencer, che in una notte perde tutto quello che ama. Si rende conto che la sua famiglia riesce a viaggiare nel tempo, una cosa di cui lei non era a conoscenza assolutamente. La sua famiglia è capace di questa cosa, di viaggiare nel tempo, e quindi lei inizia un viaggio che non durerà chilometri, ma bensì secoli, nel senso che lei riesce a spostarsi in varie epoche e inizierà questo viaggio che la porterà appunto a spostarsi in varie epoche. Un viaggio per cui lei combatte per
poter ritornare alla sua epoca. È stato davvero un libro molto interessante al quale ho dato 4 stelline su 5. Devo leggere assolutamente il secondo. Me lo consigliate? Scrivetemelo nei commenti. Passiamo adesso alla Newton Compton, che mi ha omaggiato con La piccola casa dei ricordi perduti di Helen Pollard. Questo libro mi è piaciuto molto, devo dire la verità. È un libro molto semplice, una lettura secondo me estiva, perché l'ho letto durante l'estate, molto piacevole, molto scorrevole, come la maggior parte dei libri della Newton Compton. Un qualcosa che ti rilassa, finalmente sei lì al mare e ti leggi qualcosa di rilassante. Questo libro parla di Amy Jamison che arriva alla Cour des Roses, che è una pensione nella campagna francese, con l'intenzione di trascorrere 2 settimane di relax in compagnia di Nathan, ovvero il suo fidanzato. Però tra loro c'è un problema. C'è solo un problema, che il suo ragazzo la sta tradendo con Gloria, ovvero la moglie di Rupert, che è il proprietario di questa pensione. Amy ha quindi il cuore a pezzi, ma rimarrà comunque in questa pensione, e qui accadranno delle cose molto piacevoli, nuove amicizie, anche un ragazzo che la sconfinfera, perché non ci può non essere un nuovo inizio, chissà. Ve lo consiglio, 4 stelline su 5. La scrittura è assolutamente scorrevole, tranquilla, si legge in un sorso d'acqua. Certo, non io che ci metto 150 anni a finire un libro, ma è scorrevole, ve lo assicuro. Vi parlo adesso di un ultimo libro e poi passiamo a una graphic novel. Di questo libro però vorrei farvi anche una recensione singola, quindi non vi dirò troppo, perché voglio fare una recensione singola, perché mi è piaciuto davvero moltissimo, e sto parlando di un'edizione Giunti, Aurora nel buio di Barbara Baraldi. Questo qui è un libro mattonazzo che conta la bellezza di 518 pagine di lettura, quindi immaginate quanto ci ho messo per leggerlo, perché comunque io sono abbastanza lentina, però infatti mi è stato dato prima dell'estate, ma l'ho finito da qualche giorno. Comunque, questo qui è un libro meraviglioso, un thriller che mette brividi, i brividi. Questo libro parla di Aurora Scalviati, che è una profiler della polizia italiana. In un conflitto a fuoco, un proiettile raggiunge la testa di Aurora e da quel momento lei soffrirà di un disturbo bipolare. Aurora così viene trasferita in una tranquilla cittadina dell'Emilia. Durante la notte del suo arrivo succedono cose assurde. Una donna viene uccisa e suo marito e sua figlia vengono rapiti. Quindi lei dovrà risolvere tutti questi casi e fare i conti con se stessa per poter arrivare a una soluzione. Davvero spettacolare, ve lo consiglio. Se ci fossero 10 stelline su 5 io lo darei a questo libro, ve lo consiglio tanto. Passiamo adesso a una graphic novel davvero perfetta per Halloween, e sto parlando di Il cuore dell'ombra di D'Amico e Ricci. Eccola qui questa graphic novel, fa molto Night Before Christmas, se vedete le illustrazioni, guardate che belle. Siamo sempre sui colori dell'arancione, rosato, grigio, nero, insomma colori anche un po' tetrolini, diciamo, e mi ricorda molto Night Before Christmas. Qui dietro dice: facciamo il punto della situazione, attendente, le spiace? Dunque, il piccolo sarebbe scomparso mentre si lavava i denti. Com'è possibile che sia sparito sotto gli occhi di tutta la famiglia? È strano, non crede? C'era la madre, ma non era lì in quel momento. Il padre, ma ha sempre detto che non si sarebbe mai allontanato di casa. La primogenita è scomparsa e la nonna, cosa dice la nonna? La nonna dice che ha visto un'ombra. Ah, questo potrebbe essere importante. L'ombra di chi? No signore, non l'ombra di qualcuno, ma un'ombra. Un'ombra con la O maiuscola. Questa è una graphic novel molto particolare, davvero ve la consiglio, soprattutto in questo periodo di Halloween. Io ho dato 5 stelline su 5, è un'edizione Tunue e io sto amando tutte le graphic novel della Tunue. Se volete una recensione più approfondita di questa graphic novel, scrivetemelo nei commenti, o se volete una recensione più approfondita di qualsiasi libro che vi ho mostrato adesso. Spero che questo video vi sia piaciuto, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!